Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video in cui vi voglio parlare di un tema davvero molto molto interessante. Un tema che viene spesso tirato fuori nei corsi, nei videocorsi, negli incontri che faccio in giro per l'Italia ed è un tema abbastanza controverso e vedremo anche il perché. Il tema qual è? È quello dell'acidificazione e dell'alcalinizzazione degli alimenti, quindi questa logica che nasce da questo concetto di mangiare alimenti acidi o alcalini e che questi alimenti possono avere un effetto particolare sul nostro organismo. Quindi, partendo da questo presupposto, ci sono persone che pensano che mangiare cibi fermentati, che sono naturalmente acidi e ricchi di acidi di vario genere, possano avere qualche tipo di effetto sulla nostra salute. È vero, lo andremo a vedere in questo video e affronteremo questo argomento nel modo migliore possibile per quelle che sono le mie conoscenze e le mie anche competenze, ricordandovi sempre che io non sono un medico, non sono un dietista, non sono un esperto di tematiche di alimentazione, nel senso un esperto titolato, sono di formazione uno chef, mi occupo di alimenti fermentati e quindi quando parlo di queste tematiche che esulano leggermente dalle tematiche dei cibi fermentati, lo faccio sempre relazionandomi, collegandomi alla fermentazione. Quindi, se avete domande o volete chiedere consigli su questi temi, soprattutto legati all'alimentazione o alla salute, ecco, sappiate che io non sono la persona giusta per rispondere a queste vostre domande, ma la persona giusta è un medico o un dietista o un dietologo o un nutrizionista, cosa che io non sono. Io mi occupo di fermentazione. Mi chiamo Marco Fortunato, appunto mi occupo di cibi fermentati, mi occupo della produzione di cibi fermentati, del loro controllo e della loro salubrità. Faccio corsi online, faccio formazioni individuali dal vivo o anche a casa mia. Puoi prenotare una consulenza oppure puoi prenotare una formazione direttamente nel tuo ristorante o nella tua azienda agricola. Magari vuoi avviare una produzione di alimenti fermentati oppure vuoi utilizzare cibi fermentati nel tuo ristorante o nella tua attività e non sai come gestire i processi legati a questi alimenti. Bene, io ti posso formare su questo, ti posso insegnare non solo a produrli, ma anche a gestire tutto ciò che riguarda la loro produzione. Contattami sul sito www.imfermentation.it e per il resto goditi pure questo video. Ci vediamo alla fine con i saluti. Il tema è importante ed è quello degli alimenti acidi alcalini che noi possiamo mangiare. Come ho detto prima, questo tipo di argomento si rifà al concetto della dieta acida alcalina, acido base, praticamente una sorta di regime alimentare che è nato credo intorno agli anni 80, ma non sono sicuro di questo, potrei sbagliarmi, e che si fonda sostanzialmente sull'idea che mangiare alimenti alcalini o con pH alcalino possa portare benefici all'organismo, mentre alimenti acidi possono portare invece un danno all'organismo. Adesso approfondiamo bene questi argomenti. Questo concetto si basa sulla misurazione del pH. Ma che cosa è esattamente il pH? È una scala di misura che ci indica quanto un alimento sia acido oppure alcalino. Ma cosa significa quindi che un alimento sia acido oppure alcalino? Beh, questo dipende dalla sua concentrazione di ioni di idrogeno e ioni ossidrili. Sostanzialmente nell'acqua sono presenti entrambi questi ioni. Quando uno dei due passa
prevale sull'altro, avremo un tipo di condizione acida oppure alcalina. Se gli ioni ossidrili e gli ioni di idrogeno si equivalgono, avremo una soluzione neutra. Se prevalgono invece gli ioni ossidrili su quelli di idrogeno, avremo una soluzione alcalina, mentre al contrario, se prevalgono quelli di idrogeno su quelli ossidrili, avremo una soluzione acida. La scala di misurazione che viene utilizzata proprio per controllare questo valore è la scala pH, appunto, che va da 0 a 14, dove 0 è il valore più acido e 14 è il valore più alcalino. Il punto centrale, il punto 7, è il valore chiamato neutro, che è il punto generalmente dell'acqua di mare o dell'acqua pura. Attraverso questa scala, quindi, e attraverso degli strumenti particolari, che per esempio possono essere dei pH-metri o pH-ometri, che possono essere delle cartine tornasole o possono essere anche degli strumenti molto più raffinati e tecnologici, noi possiamo andare a misurare proprio questo tipo di concentrazione di ioni all'interno delle soluzioni, all'interno degli alimenti solidi, all'interno del terreno, all'interno, diciamo, dei tessuti, eccetera, eccetera. Quindi, sostanzialmente, la misurazione fatta con uno strumento creato apposta ci darà il grado di acidità o basicità di un alimento, di una soluzione, di una bevanda, eccetera, eccetera. Ora, questo tipo di alimentazione si basa proprio sul concetto che se assumiamo alimenti che tendono verso l'alcalino, quindi che vanno nella scala oltre il 7 verso il 14, vivremo delle condizioni di maggiore benessere. Adesso sto davvero generalizzando, ecco, non fraintendetemi, mentre se assumiamo alimenti che tendono verso l'acidità, quindi al di sotto del 7, noi potremo incorrere in situazioni di infiammazioni, eccetera, eccetera. Anche qua, ripeto, sto generalizzando, è solo per farvi comprendere in grandi linee su cosa si basa questa dieta dell'acido base. Da questo concetto, che di per sé potrebbe anche essere corretto, è derivato un altro concetto un po' meno corretto, ovvero che mangiare alimenti acidi possa dare qualche tipo di problema, mentre mangiare alimenti con un pH basico invece ci possa fare bene. E la confusione dove si trova esattamente? Si trova nel fatto che un alimento acido non necessariamente è un alimento che ha un effetto acidificante sull'organismo, e questa è una cosa molto importante. Quindi, ad esempio, ci sono alimenti acidi come i limoni, come le verdure fermentate, assolutamente, che sono alimenti acidi, cioè hanno un pH acido, ma non hanno un effetto acidificante sull'organismo. E come mai accade questa cosa qui? Bene, questo accade per una funzione completamente slegata dagli acidi che questi alimenti contengono. Quindi non è tanto corretto dire che bisogna mangiare o bere acqua alcalina o cibi alcalini perché il corpo si alcalinizza. Non è proprio corretto questo modo di ragionare, così come non è corretto pensare che mangiare cibi acidi acidifica l'organismo, perché l'acidificazione dell'organismo o l'alcalinizzazione dell'organismo non è dovuta direttamente all'effetto degli acidi, anche se in parte sì, sull'organismo. Questo perché il nostro organismo è dotato di tutta una serie di sistemi tampone che appunto hanno la funzione di mantenere quello che si chiama l'equilibrio di omeostasi del nostro organismo. Che cos'è sostanzialmente l'omeostasi? È un equilibrio vitale, adesso ve lo racconto davvero in soldoni, è un equilibrio vitale al di sotto del quale sopraggiungono malattie o anche morte, e invece al di sopra del quale
c'è una condizione di benessere. Ecco, il nostro organismo è strutturato, come dire, biologicamente per mantenere questo equilibrio di omeostasi. Ed ogni volta che un qualche tipo di sostanza, di molecola va ad interferire su questo equilibrio, ecco che il nostro organismo si attiva con una serie di processi chimici e biologici per andare a correggere questo problema e quindi riportare sempre tutto in equilibrio. Attenzione, quindi, se mangiamo degli alimenti acidi, è vero che andremo in qualche modo ad interferire con il nostro equilibrio omeostasico, ma il nostro organismo troverà il modo per equilibrare. Ovviamente, se noi incidiamo continuamente sul nostro equilibrio e sul nostro organismo, ecco che questo andrà poi ad affaticare letteralmente sempre di più la base solida del proprio benessere, del proprio star bene. E qui accadranno degli episodi, ad esempio, di impoverimento di minerali. L'esempio classico è quello del calcio, che ormai viene riportato in, come dire, in tutti gli ambiti che trattano di questo tipo di argomento. L'esempio del calcio, cioè se io mangio un alimento acidificante, quindi attenzione, non necessariamente un alimento acido, ma un alimento acidificante, cioè composto di materiale biologico, composto di molecole che hanno un effetto acidificante sul nostro organismo. Quindi se io mangio un alimento acidificante, cosa succede? Il nostro organismo deve trovare, deve riequilibrare appunto l'omeostasi andando a far cosa? Andando a tamponare questi acidi che vengono prodotti o anche ingeriti attraverso la nostra alimentazione. Come fa l'organismo a tamponare questo sistema squilibrato di acidità, quindi in eccesso verso un'acidità eccessiva, lo fa andando appunto a tamponare utilizzando delle molecole di calcio. Il calcio, diciamo, sostanzialmente è la molecola principale che viene utilizzata dal nostro organismo come sistema di difesa da un'eccessiva acidificazione, ok? Il calcio viene proprio prelevato dalle ossa. Se noi continuiamo a ripetere questo ciclo di acidificazione e quindi questo ciclo, il nostro organismo ripete questo ciclo di tamponamento dell'acidificazione attraverso il prelievo di calcio dalle ossa, ecco che andremo a creare le circostanze per un indebolimento delle nostre ossa che ci porterà poi tutta una serie di problematiche come l'osteoporosi, eccetera, eccetera. Quindi il meccanismo di base è questo. Adesso scusate se non ve lo spiego in maniera più tecnica e più professionale, però ripeto, non sono un medico, non sono un nutrizionista, sono davvero un appassionato di queste tematiche, quindi spero di essere riuscito a passarvi bene il concetto. Ok, quello che vi voglio dire in sostanza è che quando c'è un processo di acidificazione, si attivano anche processi di infiammazione. Quindi il nostro organismo deve tamponare questa situazione. Lo tampona attraverso il calcio. E qui avviene, diciamo, la cosa molto interessante. Come mai un alimento invece acido di partenza, per esempio come il limone, per esempio come le verdure fermentate, che sono acide, se ingerite invece hanno un effetto al contrario, non un effetto acidificante, ma un effetto alcalinizzante? Come mai avviene questa cosa qui? Beh, avviene perché questi alimenti sono ricchi di minerali. In particolare, le verdure fermentate sono ricche proprio di quel calcio, sono ricche di fosforo, sono ricche di magnesio, minerali fondamentali che hanno una funzione primaria proprio nell'equilibrio omeostatico del nostro organismo. Ed è per questo che quando io vado ad assumere delle verdure fermentate, in realtà l'effetto che avranno sul nostro organismo non sarà acidificante, ma sarà alcalinizzante, cioè sostanzialmente contribuiranno a ridurre lo stress che potrebbe derivare da un'eccessiva acidificazione. E la stessa cosa vale proprio per il limone, per il succo di limone, il famoso succo di limone che è acido, ma che quando assumiamo
ha un effetto alcalinizzante sul nostro organismo. Non è di per sé il succo di limone che fa questo effetto, non sono gli acidi che magicamente si trasformano vengono tamponati, si trasformano in sostanze alcaline all'interno del nostro organismo, ma invece sono i minerali contenuti nel limone che contribuiscono ad alcalinizzare, diciamo, appunto a moderare quell'effetto omeostatico del nostro organismo. Quindi attenzione, gli alimenti di per sé non hanno un'interferenza sull'acidità o sulla basicità del nostro organismo. I minerali invece contenuti negli alimenti, assolutamente sì. Quindi, per riassumere, ci sono alimenti che sono poveri di minerali e che sono acidificanti proprio per il fatto che non contribuiscono a riequilibrare questo ciclo di omeostasi all'interno del nostro organismo. L'omeostasi in particolare controlla proprio l'equilibrio, non solo l'equilibrio acido-base, tante altre cose, ma contribuisce a controllare l'equilibrio acido-base dei fluidi del nostro organismo. Quindi assumere alimenti che non hanno minerali, poveri di minerali, contribuirà appunto all'acidificazione dei nostri tessuti, l'acidificazione del nostro organismo. Mentre assumere alimenti, a prescindere dal fatto che siano acidi o alcalini, ricchi invece di minerali, ebbene questi contribuiranno proprio ad alcalinizzare oppure a mantenere il nostro organismo in un sistema di omeostasi sana, quindi in un sistema di salute. E attenzione, ho parlato di verdure fermentate poco fa, ma questo non si riferisce solo alle verdure fermentate, ma si riferisce al miso, si riferisce al kefir, anche al kefir d'acqua, si riferisce alla kombucha, si riferisce a tanti altri alimenti fermentati, al tempeh, al natto, ai crauti, eccetera, eccetera. E questo anche grazie al fatto che la fermentazione in questi alimenti contribuisce a rendere biodisponibili, maggiormente biodisponibili, proprio quei minerali che hanno questo effetto di equilibrio omeostatico all'interno del nostro organismo. Quindi capite qual è la vera differenza? Non è mangiare alimenti acidi o alimenti basici, ma è mangiare alimenti ricchi di minerali o poveri di minerali. Possiamo anche mangiare degli alimenti basici, ma se non ci sono i minerali, l'effetto acidificante o alcalinizzante all'interno del nostro organismo, nel nostro metabolismo, sarà assolutamente nullo, perché appunto il nostro organismo è dotato di settori acidi e settori alcalini. Quando un alimento entra nella nostra bocca, viene inondato dalla saliva che è alcalina, che è ricca anche di enzimi, tra l'altro. Quando l'alimento finisce nello stomaco, viene inondato da acido cloridrico, quindi estremamente acido. E quando l'alimento finisce nel nostro intestino, in alcuni tratti, ritrova ambienti alcalini. Quindi l'alimento cambia a seconda anche dell'ambiente in cui si trova. I minerali invece contenuti nell'alimento, quelli sì, contribuiscono proprio a questo equilibrio omeostatico. Bene, spero di essere stato in grado di spiegarvi bene questo concetto, perché è davvero un concetto che spesso viene tirato fuori nei corsi e che a volte non c'è proprio il tempo di poter spiegare. Quindi attraverso questo video l'ho voluto fare in maniera un po' più ampia. Se ti è piaciuto questo video, metti un like sul video, ma soprattutto segui il canale perché per te è un piccolo gesto che non ha nessun tipo di impegno, per me invece è una grande possibilità per rendere il mio canale sempre più visibile e per rendere visibili anche questi contenuti che, perché no, contribuiscono anche economicamente a sostenermi. Quindi ti ringrazio tantissimo del sostegno se me lo vorrai dare. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ci vediamo in un videocorso, ci vediamo in un corso dal vivo, puoi anche venire a fare una formazione personalizzata qui a casa mia insieme a tu per tu, uno a uno, insieme anche a Luana che ci fa da mangiare e ci fa da mangiare molto bene.
proprio per imparare l'arte della fermentazione nella maniera migliore possibile, facendola direttamente. Ti aspetto, intanto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!